musica, mostri, laboratorio open space, degustazioni, convegni, cortei storici, un mese e mezzo di eventi a Torre del Greco. È un mese e mezzo di eventi che inizia a Torre del Greco grazie a un finanziamento della città metropolitana. Questo continua ad esserci, questo rapporto con le istituzioni superiori, quello che ho sempre detto, perché da soli non si va da nessuna parte. E come con il PNRR, noi siamo stati intercettori da Città Metropolitana, da Grande Progetto Pompei, dal Ministero per tanti fondi, noi anche con la Città Metropolitana per quanto riguarda, ecco, la cultura, la valorizzazione dei nostri luoghi, tipo Villa Macrina, le chiese dove ci saranno una serie di manifestazioni. Quindi riparte la promozione del territorio e questo obiettivo ambizioso di rilanciare la città di Torre del Greco in un'ottica turistica. Allora, io lo sto dicendo, noi cerchiamo di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità di rilanciare Torre del Greco. Ci sono sempre le difficoltà di una città grande quale la nostra, però tutto quello che bisogna fare noi lo portiamo avanti. Poi con la collaborazione di tutti quanti, con la tranquillità e la serenità, cerchiamo di tenere sempre alto il nome della città di Torre del Greco. Un ricco cartellone di eventi, tante belle iniziative. Nota dolente resta sempre la spazzatura per le strade. Ma questo è un momento, diciamo così, sono manifestazioni. Ecco, l'amministrazione cerca di fare quello che è possibile. Quello che è il sacchetto, lo dico sempre, se noi ci dobbiamo fossilizzare sempre sulla questione del sacchetto, la colpa è sempre del sindaco, non mi preoccupate, quindi se il sacchetto no, è così, ecco lì, ecco, la colpa è mia. E quindi per il resto le manifestazioni sono belle iniziative fatte dalle scuole, da tante persone che collaborano e dai cittadini che parteciperanno. Poi le colpe datele a me, non mi preoccupate, le risolviamo i problemi. Un progetto che viene un po' da lontano, quando io ero ancora, come dire, consigliere metropolitano prima e poi vice sindaco della città metropolitana, mi occupavo della promozione del brand della città metropolitana, integrata in una linea di promozione tra quello che è lo sviluppo territoriale e l'area metropolitana. La pandemia ha generato la lungaggine dei tempi, non è, come dire, questa volta dovuto a una cosa amministrativa. Naturalmente l'accelerazione che è stata in grado di dare l'amministrazione ha sicuramente generato un progetto virtuoso come quello di oggi, dove le 4S stanno a testimoniare quali sono grandi valori in campo a questo progetto, quello, la possibilità di promuovere il territorio, di promuovere le eccellenze di questo territorio, ma anche di informare quello che è, come dire, il potenziale di questo territorio al di fuori. La sinergia istituzionale è fondamentale. Guarda, la sinergia istituzionale, oltre ad essere fondamentale, io ritengo che è quella che ha messo in campo questa iniziativa, perché se non c'è la volontà politica di fare di qualcosa di veramente solido, alla fine sono situazioni sterili. Invece oggi, devo dire, dai tanti discorsi, dalla prologo, dal presidente, dal sindaco e dai tanti consiglieri che ho incontrato, c'è veramente un'armonia che, se riesce a continuare a consolidarsi, può generare altre iniziative importanti. Le 4S rappresentano 4 situazioni, momenti, fatti, prodotti della città, e noi cerchiamo, non riuscendoci, che Torre del Greco, questo è bello, è una città con tante, tantissime cose, noi in minima parte diamo, diciamo, una mostra, una fiera di quella che è la città. Abbiamo momenti di degustazione con quelle che sono le attività del territorio riguardo la gastronomia e in particolar modo l'arte pasticcera, che ci viene riconosciuta in tutta la provincia. Abbiamo momenti sempre di degustazioni per il vino e in particolar modo naturalmente il nostro vino del Vesuvio, dove si parlerà del vino del Vesuvio, di come viene prodotto, che ci saranno convegni, dibattiti. Abbiamo un momento dedicato al mare, perché Torre del Greco è una città di mare interconnessa col mare, dove parleremo di quella che è la sfida del futuro, la pesca ecosostenibile, e a cui poi ci sarà abbinato un concerto, perché, ecco, ad ogni attività è correlata, è integrata dal momento, diciamo, di carattere artistico. Con il vino avremo, di cui ho parlato prima, avremo il concerto Suoni Divini con Tony Esposito, con il mare avremo questo concerto spettacolo che si chiama Il Mare Racconta con Paolo Cagliazzo e Diti Rambo, e poi avremo delle attività dedicate in particolar modo ai giovani,
anzi a quelli là, diciamo, ancora adolescenti, che sono i laboratori di musica e pittura. Facciamo ben 5 appuntamenti su tutto il territorio cittadino, che il laboratorio sarà itinerante, partirà dal centro e arriverà alla periferia, sino a concludersi con il concerto che abbiamo voluto abbinato al, diciamo, al momento di chiusura, alla cerimonia di chiusura di Vulcano 4.S, che faremo in una delle zone che di solito durante il periodo natalizio non viene proprio toccata, che è la zona di San Vincenzo Postiglione. Finisco dicendo che pure i grandi nomi presenti, Gragnaniello, Patrizio Rispo, Massimiliano Gallo, Tony Esposito, di cui abbiamo detto prima, e Paolo Cagliazzo, non verranno a fare il concerto come capita, fanno la cosa loro, arrivederci e grazie. Loro verranno, tranne il caso di Gragnaniello, loro verranno a lavorare con realtà locali su progetti locali. Tanto per dire, Massimiliano Gallo, il massimo a livello di fiction negli ultimi anni, verrà a Torre del Greco a conoscere San Vincenzo Romano, in quanto farà uno spettacolo scritto appositamente dall'amico e collega Nicola Di Licci su San Vincenzo Romano, e ci sarà questo concerto con la figura di San Vincenzo che viene illustrata da Massimiliano Gallo. Patrizio Rispo, il noto portiere di Palazzo Palladini in un posto al sole, diventerà il portiere della chiesa di San Michele e porterà i cittadini a visitare, a conoscere la storia dell'ipogeo delle anime e della chiesa. Cioè, quindi delle cose, speriamo simpatiche innanzitutto, che attraverso la simpatia, questa è la nostra ambizione, non so se ci siamo riusciti, se ci riusciremo, cercano di far rimanere nelle nuove generazioni soprattutto quello che è, diciamo, la storia della città. Quando parte questo calendario di appuntamenti e quando si conclude? Allora, si concluderà l'11 giugno. I motivi ispiratori che ci ha portato a presentare questo progetto ormai 2 anni fa sono i motivi, gli stessi motivi che ha sposato per statuto e per volontà la prologo di Torre del Greco: il rilancio del territorio, il rilancio della promozione della sua cultura, la promozione del suo patrimonio storico-culturale, la promozione delle sue eccellenze. Noi vogliamo apportare il nostro piccolo contributo alla crescita culturale, alla crescita morale della città, ma anche alla crescita economica, perché non dimentichiamo che fino a una decina di anni fa Torre del Greco era ancora un luogo di soggiorno, un luogo di villeggiatura. Sono queste è un filone questo che per tutta una serie di motivi è andato man mano scemando, insomma. La nostra funzione è questa: noi abbiamo portato questi eventi in tanti luoghi storici della città per sarebbe una grandissima ambizione dire fare turismo, ma soprattutto per farle conoscere i nostri concittadini. Vibrarte, open space di musica e pittura, 5 appuntamenti per la città di Torre del Greco. Sì, 5 appuntamenti in cui i protagonisti saranno i giovani, bambini a partire dall'età dei 5 anni fino agli adolescenti che si dedicano all'arte. L'arte è intesa come forma di crescita, soprattutto di accoglienza, di ascolto e di diffusione della bellezza, una bellezza di cui il nostro territorio è sicuramente ricco e che insieme alla mia collega Angela Camilleri quotidianamente proviamo e sono certa che riusciamo a trasmettere ai nostri ragazzi, anche grazie alla grande collaborazione delle famiglie che ci seguono. Quindi saranno dei laboratori per i giovani? Sì.
Sì, sono degli eventi laboratori in cui durante l'ascolto della musica avremo dei momenti dedicati alla poesia, alla danza, e ci saranno dei laboratori di pittura realizzati con l'artista Raffaella Vitiello e con Angelo Di Ruocco. I ragazzi realizzeranno delle opere che poi saranno esposte nell'evento conclusivo, che è quello dell'11 giugno, che sarà un po' una sintesi delle nostre 5 date, e ci auguriamo soprattutto di emozionare il nostro pubblico.